Il Taranto è già partito alla volta della Sicilia per la formazione di Capuano, ostico impegno sul campo del Messina. I rossoblu, reduci dall'importante pareggio contro il Picerno, cercano i 3 punti per continuare a stanziare l'alta classifica al termine di una settimana particolarmente delicata sul fronte mercato. Dopo gli addii di Antonini e Romano, ai quali hanno fatto seguito contestualmente gli arrivi di De Marchi, Miceli e Balietti, non è da escludere che Capuano possa puntare immediatamente su alcuni dei volti nuovi, anche al netto delle emergenze in essere, soprattutto sulle fasce. Davanti a Vannucchi, in linea difensiva a 3 con Miceli, perno centrale affiancato da Luciani e uno tra Enrici e Riggio, con il primo che appare leggermente in vantaggio. Menti pensanti a centrocampo, Calvano e probabilmente Zonta, anche se l'ex Fiorani scalpita. Sugli esterni, Panico a sinistra e Kondai a destra. Ma attenzione anche alla candidatura del nuovo arrivato Valietti. In avanti, a supporto di De Marchi, i soliti Canutè e Bipulco. A casa, invece, Mastromonaco infortunato e Ferrara squalificato. Nelle file messinesi, riflettori accesi sugli ex Manetta ed Emmausso. Nelle ultime ore si è legato al club giallorosso pure Civilleri a Taranto nella stagione 2021-22.